Sulmona ha concesso la cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato. Presso l'auditorium del complesso monumentale della Santissima Annunziata, il capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, il prefetto Lamberto Giannini, ha partecipato alla cerimonia di consegna dell'attestato di riconoscimento della cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato. L'evento rientra nelle celebrazioni per il centenario del commissariato di Pubblica Sicurezza della cittadina Peligna. È una circostanza eccezionale che ci riempie di orgoglio e che vuole testimoniare però soprattutto la gratitudine della comunità sulmonese alla Polizia di Stato per l'impegno profuso in questi 100 anni di attività a Sulmona e per l'impegno, la dedizione e l'abnegazione dimostrata nei confronti della città. C'è una perfetta integrazione, possiamo dire, tra la comunità sulmonese e la Polizia di Stato e abbiamo voluto suggellarla con l'atto del conferimento della massima onorificenza cittadina, quale la cittadinanza onoraria. La cittadinanza onoraria è un grandissimo riconoscimento di cui siamo particolarmente fieri, perché testimonia il legame importante che ha la Polizia di Stato con questo territorio, che si è andato sempre rafforzando ancor di più nel corso degli ultimi anni, purtroppo grazie a tragici eventi che ci hanno visto in prima linea. C'è la massima attenzione, stiamo facendo tante assunzioni e quindi questi territori, ma come tanti altri, saranno oggetto di grande attenzione. È un grazie veramente, veramente sentito per questa cerimonia, per questo momento, per le parole che ho sentito. Vedete, per me è veramente grande motivo di orgoglio quando il territorio sente e riconosce questo legame così forte e questo impegno della Polizia di Stato, delle forze dell'ordine al servizio del cittadino. È veramente un momento importante perché si ha la certezza e la contezza di essere apprezzati e di fare bene il proprio dovere. Per questo ringrazio anche tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato che hanno lavorato qui, che lavorano qui, ma che lo hanno fatto da tanti anni, dal 1922, lasciando un grande ricordo.